Ciao ragazze, eccomi di nuovo con questo nuovo video e in questo nuovo video vi voglio ringraziare una ragazza fantastica che sto conoscendo, appunto, ho conosciuto con YouTube e diciamo abbiamo molti gusti in comune ed è stata molto ma molto carina perché mi ha mandato un regalino. Sto parlando di Loretta del canale Noti di Profumo e se non lo conoscete andate a vedere il canale perché è fantastica come spiega i profumi e è fantastica. E mi ha mandato un regalino che è stupendo, è buonissimo. Io, diciamo, fissata per i profumi, non vi voglio dire, cioè, non so come descrivervelo, ve lo descrivo a modo mio. Spero di farvi capire quanto può essere buono questo profumo che è Coco Vanilla di Alyssa Ashley. Si presenta in questa confezioncina. E questo è il profumino, un 100 ml. Mamma mia. Allora, adesso me lo spruzzo perché, mamma mia, no, fantastico, cioè, proprio fantastico. È veramente qualcosa di goloso, ve lo descrivo quello che ho trovato poi sul sito di Fragrantica. Allora, è un gruppo che fa parte del gruppo Floreale Fruttato del 2015, quindi è un profumo nato nel 2000, sì, 2015-2005. Ha nelle note di testa vaniglia, limone di Amalfi, cocco e frutto della passione. E qui, cuore, eliotropio e tiare. Base, ambra, caramello e sabbia. E vi ho detto tutto. Allora, si sente la vaniglia, si sente il cocco. Soprattutto io sento molto il caramello e questo appunto sentore sabbiato proprio che rende il profumo particolare. Il caramello sembra un mu mischiata alla vaniglia, al cocco e un sentore di sabbia quando state sulle spiagge e sentite, forse anche dovuto anche al tiare, che sentite quelle creme appunto abbronzanti e quando passate e andate verso il mare sentite quella vampata buonissima che sembra cocco ma non è cocco, ma è un profumo molto sabbiato, estivo. Ecco, questo è. Non lo sento molto fruttato io, sinceramente. Perché poi, sì, il limone lo si sente leggermente e poi a seconda della pelle sicuramente diciamo, si esaltano più note rispetto alle altre, ad ogni persona. Su di me sento questo odore di cocco, di vaniglia, un po' limonato e sabbiato. Cioè, è fantastico. È proprio spettacolare. E questo, secondo me, è un profumo che può essere utilizzato sia d'inverno che d'estate, perché d'inverno viene avvolta da quell'odore appunto caramellata, vanigliata. Nello stesso tempo, d'estate, senti comunque il cocco, quella fragranza sabbiata, perché poi non è un profumo invadente, rimane delicato, durante la giornata e quindi logicamente già. Indossandolo, qualcuno mi ha detto che profumo porti e a me poi quando mi dicono così porto questo quanto perché mi piace troppo parlare di profumi, quindi iper contenta e fantastico. Grazie, Loretta, sei spettacolare. Cioè, poi abbiamo gli stessi gusti, quindi ti ringrazio tanto di questo regalo e tanto 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 e niente, ti mando un bacio grande grande. E una buona giornata a tutti, ragazzi. Provate, se non l'avete mai sentito questo profumo, snasatelo perché merita veramente. Un bacio grande a tutti e in particolare a Loretta del canale di Note di Profumo. Un bacio grande.